che ci serva a tutti, diciamo, di lezione, se così si può dire, per la prossima occasione. Intanto vediamo salire sul podio Vanessa Ferrari. Ecco, Iuri, forse qualcosa di utile potresti fare per Vanessa, in questo senso, magari gestire un po' meglio la pressione della stampa, dei media, perché ha detto veramente i giornalisti rompono, per usare un'espressione che probabilmente è anche rispondente al vero. Però tu eri un maestro nel saper gestire la pressione e sapevi anche trarre i massimi benefici da questa grande attenzione su di te. No, ma io la capisco, perché certamente non ero abituato a questa attenzione, però cioè, allora, non voglio assolutamente polemizzare con Vanessa, che ha ragione, e è chiaro che è stanca perché c'è tanta pressione, però quando non c'è non ci va bene perché non c'è, quando c'è non va bene perché c'è troppa. Io credo che giustamente c'è da aiutarla in qualche modo, da gestire questa tensione, questa pressione, ma è bene che ci sia, ma meno male che c'è, anche perché lei è una grande campionessa, è un grande esempio di sport, che credo che più se ne parla meglio è, con attenzione, con delicatezza, dando i suoi tempi anche di recupero. Adesso deve riposare, ma meno male che c'è questa attenzione per una campionessa come Vanessa. Ecco, però Vanessa Ferrari diceva un qualcosa di intelligente che appartiene probabilmente a una cultura sportiva abbastanza evoluta, cioè anziché avere un picco di attenzione massimo in un determinato momento della stagione, facciamo sì che ci sia un'attenzione più o meno costante e continua durante tutto l'arco dell'anno, e non soltanto per quanto riguarda la ginnastica, ma per tutte le discipline sportive. Sappiamo che è un'utopia. È un'utopia, ma meno male che, insomma, che se ne parla e si dice. Io credo che ci sia veramente bisogno di questo per avere una migliore informazione, soprattutto una migliore cultura sportiva nel nostro paese. Successi e risultati come questo lo consentano, e io credo sì, che comunque avere più attenzione durante l'arco dell'anno per certi sport sia una cosa che è doverosa fare, quindi faremo il possibile affinché accada. Intanto ci ha raggiunto in postazione il presidente della Federazione Italiana Ginnastica e vicepresidente del CONI, Riccardo Agabio. Allora, poco fa, in occasione della valutazione sulla ginnastica ritmica, abbiamo ottenuto una promessa dal segretario generale del CONI, Agabio. Cioè,